Il 14 maggio alle 19.30 all'Auditorium di Matera, la giornata conclusiva del progetto Jazz 2.0. È un concerto che raggruppa un ventaglio musicale dal Settecento di Vivaldi al Novecento di Baccarisi e della canzone, e che vede come protagonista il direttore che svolge il suo lavoro di maestro direttore alla Scala di Milano, il maestro Stefano Salvatori, che è qui con noi per 5 giorni dopo aver creato un percorso musicale sul quale i ragazzi hanno lavorato dal mese di gennaio. C'è una grande fucina di talenti, di giovani musicisti che hanno veramente a cuore la musica, e questo mi permette di poter lavorare anche su dettagli musicali come magari con giovani di conservatorio e professionisti. E questo concerto vede la presenza sia di giovani, allievi, dei loro insegnanti e anche di una formazione di professionisti con la quale io ho già lavorato, è quella dei solisti lucani. E quindi c'è veramente la possibilità di condividere tutte le esperienze insieme.